Una giornata importantissima, questa realizzata dalla Proloco di Campora San Giovanni. Ovviamente il plauso a tutta la Proloco, al presidente Antonio Isabella, che da 7 anni porta avanti questa importantissima azione sociale, un'azione di, come dire, di informazione, ma anche un'azione per sollecitare interventi rivolti appunto alle famiglie che vivono la patologia legata all'autismo. Oggi, ecco, in occasione della giornata mondiale sull'autismo, la Proloco di Campora ha voluto intraprendere questa azione sempre più importante, sempre più forte, proprio per delineare quelle che sono le azioni da perseguire e le azioni da portare avanti. L'UMPLI provinciale non poteva essere, ecco, non essere a fianco di una Proloco operativa, di una Proloco attiva, ed è l'unica Proloco che è sensibile su questa azione prettamente sociale. Questa è una mission delicata, è una mission che vuole sempre di più avvicinare la cittadinanza, ma avvicinare le personalità ad intervenire su questo argomento e ad affrontare nelle sedi opportune quello che deve essere il supporto alle famiglie, il supporto ai giovani e purtroppo colpiti da questa patologia, e far sì che questa azione, che da 7 anni punta a realizzare questo momento di confronto, di dialogo, ma punta soprattutto per il raggiungimento di una consapevolezza, che è quella di affrontarlo in modo unitario, di affrontarlo con il coinvolgimento di tutte le istituzioni, partendo, ecco, dall'istituzione locale, il comune di Amantea, sensibile e attento a queste tematiche sociali, ma sensibile proprio portando la vicinanza a queste azioni, a queste iniziative. Unitamente alle associazioni coinvolte, unitamente alla cittadinanza che partecipa, e alle scuole, al mondo delle scuole che partecipa con grande disponibilità e con grande attenzione, realizzando poi attraverso gli alunni, gli studenti, quella che deve essere un'immagine di vicinanza, di solidarietà, di consapevolezza, ma anche un'immagine di fratellanza su quella che è una patologia che riguarda tutta la comunità e tutto il territorio. Quindi il punto è quello di approfondire sempre di più, con il coinvolgimento di esperti, di professionisti del settore, e noi come UMPLI provinciale abbiamo pensato di dedicare una pagina di confronto sul sito istituzionale dell'UMPLI provinciale, dove ovviamente abbiamo pianificato e pensiamo di coinvolgere, come dicevo poc'anzi, gli esperti, di coinvolgere le famiglie su questa problematica, e quindi di avvicinarci sempre di più, come diceva e come dice il presidente Antonio Isabella, di poter, come dire, lanciare un sassolino nello stagno e far sì che questa patologia possa avere sempre istituzioni coinvolte, proprio per stare vicino e abbracciare un pochino le famiglie e i giovani colpiti da questa problematica, da questa patologia.